Bene, buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio tutti voi per la presenza qui nell'auditorium del Centro Culturale San Fedele per questo primo appuntamento milanese del ciclo di incontri a due voci che da alcuni anni viene organizzato in maniera condivisa da un gruppo di realtà tra Milano e Torino. I primi tre incontri sono già stati eseguiti a Torino e appunto questo quarto appuntamento è il primo milanese. Quindi siamo anche collegati in diretta streaming con gli amici di Torino che fino ad oggi hanno seguito un po' in presenza gli incontri precedenti. E iniziamo ringraziando proprio tutto questo coordinamento che include le chiese battiste di Torino, la comunità valdese di Torino, la comunità ebraica di Torino, l'amicizia ebraico-cristiana di Torino, poi le comunità dei padri gesuiti del centro teologico di Torino e del centro San Fedele qui a Milano. E in modo particolare vi do il benvenuto anche a nome della Fondazione Carlo Maria Martini, che soprattutto in questa fase tra i suoi obiettivi, tra quello che cerca di coltivare, custodire e tenere vivo, non solo nell'ottica di raccolte di materiali, di documenti legati alla immensa produzione del cardinale, ma anche di tener vive delle realtà, delle possibilità che riescano a tramandare, a continuare a condividere questo un certo stile legato al cardinale e in modo particolare anche questi incontri a due voci, tra voci ebraiche e voci non ebraiche, e tra voci potremmo dire credenti e voci non credenti, accomunate dal desiderio di leggere la scrittura in modo condiviso e non banale, appunto si inserisce in questa tradizione decennale che proprio a partire da Milano, il cardinal Carlo Maria Martini e il rabbino Laras iniziarono a dar forma e a sperimentarsi un po' in questi cicli che poi nei decenni hanno avuto varie modulazioni, diverse fortune, ma che la Fondazione è ancora contenta di promuovere e di ospitare proprio qui dove ha la sua sede. E oltre a ringraziare i nostri relatori che adesso ci verranno meglio introdotti, un ringraziamento particolare a Claudia Milani, volto conosciuto tra Milano e Torino, soprattutto a motivo della sua presenza sia in diverse iniziative che riguardano l'incontro tra comunità ebraiche, mondo cristiano e soprattutto poi legata anche alle sue attività di insegnamento. Insegna storia del pensiero ebraico, Claudia, all'Università Cattolica e poi ha insegnamenti agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Milano e di Torino, in cui porta avanti sempre questo tipo di insegnamento. Quindi grazie Claudia per aver accettato questo invito e a nome della Fondazione Martini adesso ti lasciamo la conduzione di questo incontro. Grazie, buonasera a tutti, sia a chi è presente in sala questa sera, sia a chi ci segue a distanza da Torino, ma speriamo anche da altre parti d'Italia, e grazie anche a chi ascolterà questo incontro registrato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Devo dire che io sono particolarmente felice di essere qui questa sera perché non posso non pensare che l'incontro di oggi è una prosecuzione di un percorso che è iniziato molto tempo fa, è iniziato addirittura alla fine dello scorso millennio, nel 1999. Con gli incontri a due voci tra ebrei e cristiani, frutto dell'intuizione di un geniale padre gesuita che è padre Guido Bertagna, che ha avuto l'intuizione di mettere ebrei e cristiani davanti al testo biblico affinché provassero a leggere insieme, ma ciascuno con la propria, col proprio approccio, il testo. E questi incontri sono andati avanti a Milano per tanti anni, ma in realtà da questa idea ne sono fiorite tante altre. Sono fioriti incontri in altri luoghi, conferenze, progetti editoriali di lettura comune del testo biblico. E dopo un periodo di stallo, di pausa, diciamo,
sono ricominciati gli incontri a Torino e a Milano, nel senso che gli amici torinesi forse in questo periodo sono anche più attivi e più bravi di noi, bisogna riconoscerglielo. Però insomma ci stiamo provando anche noi. E questa sera lo facciamo proseguendo gli incontri sul testo della Genesi con due relatori, Henry De Luca e Miriam Camerini, che credo non abbiano bisogno di essere presentati perché sono notissimi. E permettetemi di dire solo due cose su di loro che secondo me sono importanti. Sono persone che hanno storie diverse, provenienze diverse, formazioni diverse, ovviamente sono diversi anche per età anagrafica e per genere di appartenenza. E probabilmente quando leggono il testo biblico lo fanno spinti da domande differenti. E quindi sembrano appunto persone strane da far sedere insieme allo stesso tavolo. Però, a mio parere, hanno almeno una caratteristica in comune che è molto importante, probabilmente ne hanno più di una, ma una per noi credo che sia importante, cioè quella di cercare di portare la Bibbia a interagire con la nostra cultura. Henry, prima di pubblicare le traduzioni bibliche, che secondo me sono straordinarie, non lo dico perché lui è presente, ma credo davvero sia uno dei migliori traduttori della Bibbia in italiano viventi in questo paese, in questa generazione, ma prima ha pubblicato romanzi, racconti, narrativa, testi che non necessariamente parlavano di Bibbia, ma in cui le sue conoscenze bibliche erano molto presenti. Miriam, che studia per diventare rabbina ortodossa, è però anche molto attiva come regista e performer teatrale, e nelle sue opere la tradizione ebraica, il testo biblico sono estremamente presenti. Ecco, io credo che fare questo lavoro di portare la Bibbia fuori dalle sinagoghe e dalle chiese, a interagire con la cultura, a interagire anche con la vita quotidiana, con la vita delle persone normalmente, sia estremamente prezioso, soprattutto in un paese come il nostro che ha un'ignoranza del religioso che è spaventosa. E la Bibbia non è un testo solo per credenti. Questi incontri sono nati come dialoghi ebraico-cristiani. Probabilmente questa sera davvero si aprono a una lettura polifonica, perché Henry si definisce non credente, poi magari mi correggerà lui se sbaglio, ma la Bibbia non è un testo solo per i credenti, non è un testo da mettere in mano solo ai credenti. Allora davvero credo che questa sera ascolteremo cose particolarmente interessanti nelle differenze di approccio. E a proposito di differenze di approccio, rispetto al programma che avevamo pensato, diciamo, anche su questo cambiamo approccio perché è il bello dell'improvvisazione, e commenteremo il capitolo 17 e i primi 16 versetti del capitolo 18 di Genesi. Allora io vi leggo il testo in italiano dalla traduzione dei rabbini italiani pubblicata da Giuntina. Vi leggo prima il capitolo 17 che commenterà Henry De Luca e poi i primi versetti del capitolo 18 che commenterà Miriam Camerini. Poi ci sarà anche uno spazio naturalmente per le domande dal pubblico. Genesi 17. Abramo aveva 99 anni quando il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente, procedi dinanzi a me e sii integro. Io fermerò il mio patto fra me e te e ti farò numerosissimo». Abramo si inchinò e Dio gli parlò così: «Il mio patto con te è questo, tu sarai padre di numerose genti. Non ti chiamerai più Avram, il tuo nome sarà Avraham, perché ti faccio padre di numerose genti. Ti renderò enormemente prolifico, farò di te tante genti, da te deriveranno dei re. Confermerò il mio patto fra me e te, patto perpetuo con i tuoi discendenti dopo di te per le loro generazioni, di essere Dio a te e alla tua discendenza dopo di te.
A te e alla tua discendenza dopo di te darò in possesso perpetuo la terra delle tue peregrinazioni, tutta la terra di Canaan, e sarò il loro Dio. Dio soggiunse ad Abramo: e tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te per le generazioni future. Questo è il mio patto che osserverete fra me, voi e la tua discendenza dopo di te, di circoncidere tutti i vostri maschi. Circonciderete la carne del vostro prepuzio. Questo sarà il segno del patto tra me e voi. All'età di 8 giorni, per le vostre generazioni, verranno circoncisi tutti i maschi, nati in casa o acquistati col denaro da qualsiasi straniero non appartenente alla vostra stirpe. Venga circonciso chi nasce in casa tua e chi ha acquistato col tuo denaro. Il mio patto sia nella vostra carne un patto perpetuo. L'individuo maschio incirconciso, che non avrà circonciso la carne del suo prepuzio, verrà tagliato fuori dalle sue genti, perché avrà infranto il mio patto. Poi Dio disse ad Abramo: Sarai tua moglie, non chiamarla più Sarai, il suo nome sia Sara. Io la benedirò e ti darò anche da lei un figlio. La benedirò e diventerà nazioni. Re di popoli trarranno origini da lei. Abramo inchinò la faccia e rise. Disse in cuor suo: a 100 anni può uno generare? E Sara a 90 anni partorire? Abramo disse a Dio: possa Ismaele vivere davanti a te? E Dio disse: comunque tua moglie Sara è per partorirti un figlio. Gli porrai nome Isacco. E con esso confermerò il mio patto, patto perpetuo per la sua discendenza successiva. Quanto ad Ismaele, ti esaudisco, lo benedirò, lo farò prolificare e divenire molto numeroso, darà origine a 12 principi e farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che ti partorirà Sara l'anno 21 in questo tempo. Quando ebbe finito di parlargli, Dio si partì da presso Abramo. Abramo prese suo figlio Ismaele, tutti coloro che erano nati in casa sua, tutti coloro che aveva acquistato col proprio denaro, tutti i maschi tra le persone di casa sua, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. Abramo aveva 99 anni quando si circoncise la carne del suo prepuzio. Suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circoncisa la carne del suo prepuzio. In quello stesso giorno si circoncisero Abramo e Ismaele suo figlio. Tutta la gente di casa sua, nati in casa o acquistati con denaro da estranei, furono circoncisi con lui. Amicizia ebraico-cristiana. Beh, dove si salda questa amicizia ebraico-cristiana? Secondo me si salda proprio con l'apertura del Vangelo di Matteo, con quell'elenco di nomi che da Abramo arrivano fino a Yeshu, Gesù. Beh, lì è saldata la storia precedente con quella successiva, con quella dei Vangeli, con quella di questa nuova figura. Che cos'ha di nuovo questa figura? Ha di nuovo il fatto che non è nato da un padre e una madre. Questa è la sua assoluta novità. È nato da un annuncio di un messaggero. È magnifico l'annuncio di un messaggero che è capace di produrre una fecondazione dentro un grembo. Magnifico. È così magnifico che nella mia iconografia personale ho cancellato l'angelo, il serafino, il pennuto alato che irrompe dentro l'intimità della stanza di Miriam. Perché se si fosse presentato così, beh, qualunque creatura avrebbe aderito alla richiesta e alla ingiunzione anche di essere portatrice di quella gravidanza. No, in tutta la tradizione ebraica il messaggero ha delle normali fattezze umane. Non ha nessun segnale di alato. Esistono i cherubini e i serafini nella scrittura sacra,
dell'Antico Testamento, ma sono scritti nel libro dell'Esodo e sono quelle figure che stanno a protezione dell'Arca dell'Alleanza dove ci sono messe dentro le tavole della legge. Ma tutti i messaggeri che compaiono nella scrittura sacra sono dei messaggeri che hanno un normale corpo umano. Abramo non li riconosce come tali quando arrivano dal deserto e si mettono e si appoggiano presso di lui all'ombra delle querce di Mamre. Li riconoscono dopo che hanno parlato, dopo che hanno si sono rifocillati, hanno mangiato come delle persone normali e poi dopo, con il momento in cui emettono la loro voce, il loro annuncio, ecco che vengono riconosciuti come tali, come messaggeri della divinità. In questo il greco è preciso, li chiama angelos, no? Noi li trasformiamo in angeli, ma angelos è semplicemente un messaggero in greco, un bipede, non un pennuto. Un bipede senza ali, come noi, siamo tutti bipedi senza ali. Anche quando succede, si presenta presso la madre di Sansone, Shimshon, si presenta un messaggero che finalmente le annuncia una faticata gravidanza che lei non riusciva a arrivare a ricevere. Beh, insomma, è così strepitoso il fatto che il marito Manoach dice: beh, fammelo conoscere pure a me questo signore che ti ha fatto sta visita. E così avviene, insomma, si presenta una seconda volta come un messaggero e allora poi dopo arriva la conferma. Ma tutte queste annunci precedenti a quello di Miriam sono annunci che prevedono il fatto che il padre sia poi quello naturale, lo sposo già stabilito, Manoach, il padre di Sansone, Abramo, il legittimo padre di Isacco. Ma nel caso di Miriam, invece, mannaggia la miseria, succede che non c'è nessun padre, che quella si trova a dover accogliere quell'annuncio di un messaggero, di un estraneo che è penetrato nella sua stanza, e lei non lo respinge. Commette un atto di perfetta adultera, quello di ricevere un estraneo nella sua stanza, non all'aperto per strada, ma dentro la sua propria stanza. E perché risponde immediatamente alla voce di quell'annuncio e lei è capace di riconoscere la voce di quell'annuncio. Sa che quell'annuncio improvvisamente proviene e che quello è un messaggero e non è un intruso. È un messaggero perfettamente e precisamente spedito e accoglie quell'annuncio, riceve su di sé quella voce che poi diventa feconda e quella voce che altri profeti prima di lei avevano respinto, anche altri profeti che avevano conosciuto la voce della divinità perché si era rivolta direttamente a loro in maniera molto precisa, insomma indiscutibile. Abramo sente la voce della divinità, ma altri profeti hanno marcato visita, hanno detto, per esempio, Mosè dice che è balbuziente, che mi sembra un ostacolo abbastanza consistente per uno che deve fare il profeta. Diciamo, un profeta può essere un poco zoppo, un poco ciecato, anche un poco sordo, ma cacaglio è proprio l'opposto della possibilità di trasmettere questa cosa. Ma la divinità gli dice: sarò con la tua bocca, e io impica, sarò con la tua bocca. E dunque, come sarà con la sua bocca? Come può succedere che sarà con la sua bocca? Succede che Mosè è stato il primo della storia sacra e non sacra che si è accorto che un balbuziente se canta non inciampa. Dunque tutta la storia del libro dell'Esodo va immaginata come una storia cantata da Mosè, perché non poteva fare altrimenti, la poteva solo cantare per non inciampare. Ecco, queste storie che riguardano la reticenza dei profeti non si manifestano affatto con il Nuovo Testamento e con l'annuncio che riceve la giovane creatura. Un'altra modifica leggera che faccio a quella storia è che Giuseppe non è vecchio, perché nessun Vangelo dice che è vecchio, e dunque ce lo possiamo immaginare giovane, è molto innamorato di quella creatura, al punto di accogliere quella notizia inverosimile della gravidanza come verità. La verità è spesso inverosimile.
Questo è un difetto della verità, insomma. La verità è scostumata. Non si presenta come accettabile, gradevole, gradita, insomma, ai presenti. Si presenta sempre sotto forma di sabotaggio di tutto quello che si credeva fino a quel momento. Penso a tutte le storie della medicina. Tutte le storie della medicina sono costituite da innovatori che sono stati perseguitati, che sono stati ignorati, che sono stati scacciati per le novità che stavano introducendo dentro la pratica sanitaria. Il primo che si è accorto che le donne morivano di febbri puerperali perché i medici, prima di andare a visitare il reparto di ostetricia, passavano prima dall'autopsia dei cadaveri senza lavarsi le mani nel frattempo e dunque le facevano morire di setticemia, ma quella era una morte naturale, no? Si intende, danno la vita e dunque ricevono la morte, era una cosa che si dava per naturale. Il primo medico che si è accorto di questa mostruosità si chiamava Ignazio Semmelweis, è stato buttato fuori. Gli sembrava a quelle persone una specie di superstizione, era arrivato lo stregone che gli diceva che bisognava lavarsi le mani. Poi dopo, insomma, successivamente, la teoria dei germi intuita da Semmelweis è diventata poi la pratica. Ecco, le persone che le verità sono spesso scandalose. E Iosef accetta quella verità perché la ama. Ah, l'amore è capace di fare il salto sopra tutte le obiezioni. Le raggiunge immediatamente la verità, la afferra al volo la verità, anche perché lui sente la voce di quella creatura che gliela racconta, gli racconta come sono andate le cose con la creatura amata. Dunque, ecco, quella storia innesca la relazione tra ebraicità e cristianità. Quella storia, quel primo paragrafo del Vangelo di Matteo, quello che con quella genealogia da Abramo arriva fino a Gesù, Gesù. E chi ce l'ha messo quello Gesù là sotto? Ce l'ha messo quel povero Iosef, che lui sì sta dentro il precedente, il penultimo di quella genealogia. Lui sì che sta dentro quella genealogia che passa attraverso Davide, Giuda, tutta la genealogia che, diciamo, appartiene alla dinastia del Messia. Lui sì che sta dentro quella dinastia perché proviene da quella serie. Ma lui ci mette quel figlio che non è suo. È lui che iscrive quel figlio a suo nome dentro quell'anagrafe. Ecco, per me l'amicizia ebraico-cristiana comincia lì. E dal mio punto di vista di lettore di quelle storie sacre, il Nuovo Testamento comincia più tardi. Non comincia con i Vangeli. Comincia con gli Atti degli Apostoli. Perché tutta la vita di quell'ebreo di nome Yeshu, Gesù, è tutta una vita da ebreo precedente, che segue che è circonciso, che segue le festività, lo Shabbat, la Pesach, e studia le scritture sacre, le conosce, le cita. È una citazione continua delle scritture sacre di Isaia, dei Salmi, anche fino all'ultimo momento della sua vita, quando sta sul patibolo romano della croce, dice quella frase, cita Davide. E beh, era un suo parente, no? Davide stava dentro quella genealogia segnata da Matteo. Da Matteo, per arrivare fino a Gesù, si passa per Davide. E cita quel suo parente antico, Davide, e dice, in tua mano sto per affidare il mio vento, nella tua mano sto per affidare il mio vento, una frase che dice Davide in un suo salmo. E lui, morente, riesce ancora a avere la lucidità e la forza di citare il suo predecessore. Beh, certo, questa parola vento non piace ai traduttori, non dice che c'è secco sto vento, ma è riasciuto sto vento, chiudete la finestra, no? È entrato troppo vento. E quindi la traducono con spirito, con anima. In tua mano sto per affidare il mio spirito, la mia anima. Ma niente affatto. Davide dice Ruach, Ruchi, il mio vento. E perché dice vento? Perché si riferisce a quello della nascita. Cioè, quando la creatura esce
dal grembo della madre, con i polmoni chiusi. Ecco che per arrivare a respirare ha bisogno di un vento che irrompe da fuori, non lo produce lui il respiro. È una specie di vento che irrompe da fuori, che spalanca una finestra chiusa dentro una stanza e permette l'invasione di questa materia strana, nuova, che la creatura non conosce, l'aria. Quel vento che viene da fuori irrompe dentro i polmoni chiusi del neonato e così avvia lo stantuffo della vita all'aria aperta. E allora è quel vento che ha fatto irruzione da fuori, che non è neanche il suo, che non è di cui non è proprietario il nascituro, il neonato. È quel vento che sta per essere restituito. E Davide immagina meravigliosamente una mano. Beyatkaf, Kidrukin, nella tua mano sto per affidare il mio vento. Immagina questa bellissima immagine poetica di una mano che viene a prendere questo ultimo vento. Ecco, per me l'Antico Testamento si prende tutti i Vangeli, tutta la vita di quell'ebreo di nome Gesù. E ce n'è voluto molto, diciamo, nell'amicizia ebraico-cristiana, nel tempo, nella lunga contrattazione dell'amicizia ebraico-cristiana, a riconoscere che quella creatura, che quella figura era un ebreo. Ma se no chi era? Un turco? Un greco? Un romano? Chi era se no? Ma insomma ce l'hanno messo un bel po' a riconoscere che si trattava appunto di una storia ebraica, che si precisa con la novità cristiana, con gli Atti degli Apostoli. Loro sì che inventano e praticano il secondo tempo dell'annuncio cristiano, che è il cristianesimo. Dunque Abramo, questo Abramo è il capostipite, è quello da cui partono. E perché il capostipite? Perché è il primo circonciso. Questo, il Vangelo di Luca parte da Adamo, ma il Vangelo di Matteo invece, il Vangelo di Luca introduce, insomma fa anche lui un elenco di nomi, ma si muove da Adamo. E si muove con, invece c'è il Vangelo di Matteo, l'origine è proprio quella di, comincia con Abramo, il primo circonciso. E le generazioni che arrivano fino a Gesù, che sono poco più di 40, 41, anche questi sono un numero preciso, un numero voluto, determinato, deliberato. Sono lo stesso numero delle tappe di Israele nel deserto. Lo stesso numero delle tappe di Israele nel deserto. Che sta scrivendo Matteo così? Sta dicendo che quell'ultimo arrivato, quello in fondo, alla lista, quello Yeshu, è il capolinea di tutto questo vagabondaggio di Israele nel deserto. È l'arrivo dentro la terra promessa. Yeshu è la terra promessa, il Messia aspettato dagli ebrei. Abramo è il primo circonciso. Intorno non esiste questa pratica. Le storie dicono che esisteva già questa pratica, le cronache dicono che esisteva già questa pratica, ma nella scrittura sacra no. Abramo è il primo circonciso, perché quel patto comincia con lui, la divinità inizia quel patto con lui. Ora uno dice, ma che strano posto per fare un patto, per stabilire un patto. Perché stabilire un patto carnale in un posto così segreto che nessuno vede? Fammi un patto carnale in fronte, no? Che si vede tutto, no? Che sono un appartenente a questa specialità nuova, a questa nuova alleanza. No! Sta là dentro, sta là sotto. È là che avviene la purificazione e la selezione e anche il marchio dell'alleanza. E la prima cosa che fa Abramo è circoncidere tutta la sua gente. Mannaggia la miseria. Immagini il primo che si è affacciato, che si è avvicinato. Beh, gli dovevano una bella obbedienza, ma ora, le cose che sono scritte in poche righe, no? Ma potevano far parte di un romanzo intero, il romanzo di uno di quei servi che si presenta, obbedisce alla chiamata di Abramo, che gli dice, beh,
tira fuori con il coltello in mano, e quello pensa, questo me leva tutto. Immagini il terrore di uno che dice, che sta facendo questo? E invece fa questo gesto di precisione del taglio, che l'ha inventato lui, perché prima non c'era. E nessuno prima di lui sapeva che cosa voleva fare con quel coltello e con quella nudità. E poi, oltre a farli tutti, alla fine fa anche se stesso, e già l'ha fatta alla fine. Non perché voleva vedere l'effetto che faceva, no. Perché se l'avesse fatto su se stesso prima, non sarebbe stato poi in grado di farlo sugli altri, perché comunque è un'azione molto debilitante, e lui voleva chiudere la faccenda in giornata. Nello stesso giorno è scritto dentro la scrittura sacra. Nello stesso giorno. Ed è così, attraverso questo patto, che lui realizza il cambio di nome, il passaggio da Abram, semplicemente Abraham, che sarebbe padre di Amon, di popoli, padre di numerosi, padre di moltitudine, attraverso quel gesto. Ecco, nella lettura che abbiamo sentito adesso, all'annuncio che lui a 99 anni sarebbe diventato padre, la tradizione dice rise. Ma vi pare che Abraham si metteva a ridere della divinità, dell'annuncio della divinità, gli faceva una risata in faccia, diciamo. Riceveva quella voce che per lui era tutta la sua aderenza, quella che gli aveva scaraventato fuori da Ur dei Caldei, che lo aveva fatto diventare vagabondo a vita. Quella voce si mette a ridere? No. Sorrise. Avram sorrise di tenerezza, di sorpresa, di meraviglia, di incredulità anche, ma sorrise, quello è un sorriso. Yitzhak è un sorriso, non è una risata, non ride, ma non si sarebbe mai permesso di ridere. Sorrise. Ed è per quello che il suo figlio si chiama Yitzhak. Sorriderà. È il traguardo più grande che può raggiungere una figura biblica, quella di arrivare a accettare la sua sorte con il sorriso. E Isaac è grandioso per questo, perché lui accetta la sua sorte con il sorriso, accetta di essere portato sul monte Moriah ed essere legato, e essere pronto a essere scannato da suo padre. Voi vedete nelle figure delle pinacoteche, nelle nostre figure, nella nostra iconografia, un pezzo di uomo, di Abramo, forte e robusto come una quercia, che ha a che fare con un ragazzino. È esattamente il contrario. Abramo è un vecchio 99enne centenario e Isacco è un toro. È un giovane pieno di forza, è un gagliardissimo. Da come lo sappiamo che era gagliardissimo? Beh, perché sappiamo che su quel monte Moriah portarono il fuoco e la legna. Come lo portarono il fuoco? Beh, Abramo allora aveva un sistema, all'epoca si faceva così, dalle braci della sera precedente si raccoglievano delle braci e si mettevano dentro un orcio, un coccio, e con l'aggiunta di una pece, poi potevano accendere il fuoco successivamente. No, perché noi mo abbiamo l'accendino, facciamo subito, appicciamo fuoco, niente, in 448, ma allora avevano delle complicazioni a spostarsi e accendere il fuoco. E così vanno, Abramo si porta il fuoco dentro all'orcio, ma le legne se ne carica Isacco? E per bruciare un corpo di Isacco, anche di un ariete, ci volevano almeno 50 kg di legna. Ci voleva legna bella, consistente e pesante. E se le carica Isacco sulle spalle, la legna se la porta Isacco. Dunque Isacco è un toro, è un giovane pieno di forza. E arriva là sopra e il padre lo vuole scannare. Beh, se ero io, se mio padre, lo facevo correre di brutto. Non mi sarei fatto nessuno scrupolo di rispondergli napoletanamente, diciamo.
Isacco obbedisce a suo padre, Isacco obbedisce alla sua autorità, non immagina ma che, dove vado dopo che gli ho disobbedito, dopo che l'ho svergognato di fronte alla sua divinità, dove vado? Ecco, Isacco rappresenta il massimo della fedeltà, dell'obbedienza, del rispetto che riguarda i genitori. Quando noi leggiamo successivamente sulle tavole della legge, non onora tuo padre e tua madre, ma dai peso a tuo padre e tua madre, perché in ebraico kabed ha a che vedere con questo peso. Dai peso a tuo padre e tua madre. Beh, Isacco ha dato il massimo peso possibile a suo padre e sua madre. Isacco è il vertice di questa relazione tra padre e figlio, la più potente delle manifestazioni di rispetto della volontà di un genitore. Ed è bellissimo che il suo nome sia E sorrise e sorriderà. Grazie. Grazie per questa carrellata bellissima, per me anche abbastanza inattesa, con delle incursioni nel Nuovo nel Vangelo che fa parte del Primo Testamento, come abbiamo imparato testé. E allora, adesso proseguiamo col capitolo 18, i primi 16 versetti del capitolo 18, io li leggo sempre appunto dalla versione dei rabbini italiani e poi Miriam li commenterà. Il Signore gli apparve presso le querce di Mamre, mentre egli era seduto all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Alzò gli occhi, ed ecco, tre uomini erano là vicini a lui. Come li vide, corse loro incontro dalla porta della tenda. Si prostrò a terra e disse: «Signor mio, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ti prego, non passare oltre al tuo servo. Si prenderà un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero. Prenderò un pezzo di pane, vi ristorerete, poi proseguirete, già che siete passati presso al vostro servo». Essi risposero: «Fa pure come hai detto». Abramo corse verso la tenda da Sara e gli disse: «Presto, prendi tre seah di fior di farina, impastala e fanne focacce». Corse poi all'armento, prese un vitello tenero e bello e lo diede al garzone che si affrettò a prepararlo. Prese poi della crema e del latte, il vitello che aveva preparato, e pose tutto dinanzi a loro. Essi mangiarono mentre egli stava in piedi vicino a loro sotto l'albero. Gli domandarono: «Dov'è tua moglie Sara?» «È nella tenda», gli rispose. Uno di essi disse: «Tornerò da te di qui a un anno e allora tua moglie Sara avrà un figlio». Sara intanto udiva alla porta dietro la quale il messo del Signore si trovava. Abramo e Sara erano vecchi, avanzati in età. Sara non aveva più la regola delle donne. Essa rise dentro di sé, pensando: «Logorato ormai come sono, può tornarmi la freschezza? E per di più, il mio Signore è vecchio». Il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso pensando, è proprio vero che io così vecchia posso partorire? Che cosa è impossibile per il Signore? Da qui a un anno tornerò da te e Sara avrà già un figlio». Sara negò dicendo: «Non ho riso», perché aveva paura. E quegli: «No, hai proprio riso». Gli uomini si alzarono e si diressero alla volta di Sodoma. Abramo li accompagnava per congedarsi da loro. Addirittura, un futuro d'attrice. Eccoci, allora, io ho provato a immaginare proprio un po' il contesto anche climatico, diciamo, di questa scena, e l'avete appena ascoltata, letta appunto in italiano, in una traduzione che è un po' quella di riferimento almeno per le comunità ebraiche d'Italia, e insomma, qualsiasi cosa fedele voglia dire è piuttosto fedele, però vorrei provare, come sempre amo fare, a soffermarmi anche invece su alcuni termini proprio dell'ebraico e alcune cose che magari saltano all'occhio soltanto quando si riguarda il testo in originale. Ovviamente
uno, non possiamo proiettarlo, due, alcuni di voi non sanno l'ebraico, però proviamo a fare questo lo stesso. Però appunto prima di fare questo volevo proprio immaginarmi questo clima anche da un punto di vista proprio di temperatura, cioè ho provato a mettermi lì in questo querceto di Mamre, che è proprio un luogo anche mitologico, insomma, in cui a tutti pare di essere stati. E quello che in questo momento mi colpisce, mi stupisce, è questa immobilità, cioè sembra proprio un po' quei film western quando senti il morricone sotto, sta per succedere qualcosa, fa un caldo, poi è mezzogiorno, però sono ancora tutti un po' lì nell'attesa perché si vede proprio il vapore che sale dal caldo, no? È un po' questa situazione in cui qualcosa si sta caricando, ma per adesso non c'è ancora niente, quindi è proprio un'attesa di calore, un po' come proprio stare in una serra, in un'incubatrice, qualcosa che fermenta nel caldo, carico di attesa, carico di potenziale, però ancora tutto appunto in potenza, ancora non tradotto in azione. E per me questo primo verso, Vayare lav Adonai Belone Mamre, Veu Yoshev Petacho El Kechom Hayom, che significa appunto è apparve a lui il Signore a Elone Mamre, in questo luogo che adesso non traduco, e lui sedeva sull'apertura della tenda, l'apertura della tenda, perché è caldo il giorno, nel caldo del giorno, no? C'è proprio questa fermezza. Allora, quello che abbiamo sentito appena adesso, nella spiegazione di Harry, è perché è lì fermo, ci racconta il Midrash, ci racconta l'interpretazione rabbinica del testo biblico, e questa è proprio la prima storiella che si racconta ai bambini la prima volta che leggono questa storia, che la divinità fa sì che venga un caldo straordinario perfino per quel deserto in cui si trovano, proprio perché Abramo, altrimenti sempre così ospitale, no? Questo patriarca la cui cifra principale, la cui dote principale è quella di Achnasat Orchim, di fare continuamente entrare ospiti appunto nella sua tenda, nel suo accampamento, allora la divinità crea un calore straordinario, un riscaldamento climatico, diciamo, momentaneo, per far sì che non ci siano in giro viandanti, perché lui possa riposarsi e riprendersi appunto in questa convalescenza post-circoncisione. Quindi c'è una divinità estremamente materna e accudente che fa sì che faccia troppo caldo perfino per i viandanti, in modo che Abramo possa finalmente un attimo chiudere l'ostello, diciamo, e prendersi un momento di pausa per se stesso invece che occuparsi continuamente di altri. Allora questo è un po' lo scenario, questo caldo immobile e appunto straordinario perfino per quei climi. E però Abramo che da un lato appunto il corpo gli dice ti devi fermare, come ogni tanto il corpo ci dice, e però dall'altro invece tutto il suo spirito e la sua mente e il suo desiderio sarebbe invece quello di correre avanti e indietro a vedere se c'è qualcuno da ospitare. E allora in questa tensione tra due desideri che personalmente conosco benissimo, qui si apre questa scena del capitolo 18, Yud Chet Chai, vita, peraltro in ebraico 18 è un bellissimo numero perché si scrive con le due lettere che corrispondono alla parola vita. E a questo punto vediamo Abramo che, quindi voglio farvi un attimo riflettere sul fatto che ci viene detto in questo primo verso e Dio apparve a lui. Ok, quindi in questo momento non stiamo parlando di questi messaggeri, angeli, malachim in ebraico, questi inviati, appunto, concordo con la traduzione di Harry, non si parla di questi angeli da vignette, bensì di esseri la cui principale funzione è quella appunto di essere inviati, cioè questo è quello che noi sappiamo di loro, che qualcuno li ha mandati da qualche parte a fare qualcosa, poi come appaiano, che sembianze abbiano, ci interessa abbastanza poco. Però in questo momento non stiamo ancora parlando di questi, stiamo parlando di Dio che si reca personalmente, se così si può dire, a visitare Abramo. E allora appunto la morale della favola è che Dio personalmente va a trovare gli infermi, quindi i convalescenti, no? Questo stiamo proprio a livello da scuola ebraica elementare, prime classi, cioè Dio che va a fare bikur cholim, a occuparsi dei malati. E però nel secondo verso, Vaisa Enav, e sollevò gli occhi, alzò gli occhi, Abramo, Vayare, vide, ed ecco tre uomini, ci viene detto, Anashim,
quindi non si parla né di messaggeri né di angeli, bensì semplicemente di uomini. Quindi il verso precedente ci ha detto che Dio viene a visitare Abramo, e già il secondo contraddice o in qualche modo integra, spiega, riformula e dice: com'è che Dio va a visitare Abramo? Ah, non di persona, che ovviamente sarebbe anche difficile, diciamo, da immaginare, bensì sotto forma di tre uomini, in questo caso di tre persone, e che stanno lì ritte, questo Nizzavim ritte così erette. Davvero questo ci fa un po' pensare a questi angeli con un piede solo, con un piede attaccato, di visioni profetiche poi in successivi libri della Bibbia. E quindi Abramo, che era moribondo fino a un attimo prima, li vede e di colpo invece sta benissimo, perché gli corre incontro dall'apertura della tenda e si prostra a terra, quindi con grande slancio si alza e addirittura è in grado di inchinarsi. Quindi c'è tutta una confusione di movimenti, no? Quindi siamo partiti dalla immobilità del caldo, non si muove una foglia, immediatamente al secondo verso già c'è un'azione che è proprio partita, si è messa in moto, inizia, e da quel momento è inarrestabile. E a me fa davvero pensare ha una lievitazione, proprio come la lievitazione del pane, e per due ragioni principali. La prima è proprio questo caldo umidiccio che mi immagino, proprio questa un po' coltura da così cose che stanno lì in una, appunto in una serra, a lievitare al caldo, a fermentare. E poi perché immediatamente dopo, l'avete appena sentito, ci viene detto che una delle prime preoccupazioni di Abramo è proprio quella di correre da Sara, dalla moglie, e dirle: presto, impasta del pane, cuoci delle focacce, mettile in forno. Quindi c'è immediatamente un processo proprio di panificazione, vero, che parte, no? E che, diciamo, la lievitazione poi quando inizia è inarrestabile, cioè iniziano a fare le bolle, a fermentare tutti i principi chimici, e da quel momento in avanti sale il pane, cresce. E però poi ci torniamo alla seconda associazione che diciamo mi faceva pensare a questo. E a questo punto siamo al terzo verso e abbiamo la terza incongruenza di queste concordanze, che ripeto, non potendovele tanto mostrare, sto cercando di spiegarvi, no? Quindi primo verso abbiamo detto che Dio appare ad Abramo, secondo verso abbiamo detto che Abramo vede tre uomini, ok, fin qua ci siamo. Terzo verso abbiamo già un'altra versione di questa rivelazione che è un po' confusa, e cioè Abramo si rivolge a e dice: Vayomer Adonai imna mazzati chen benecha al nat avor me alavdecha. E cioè si rivolge Abramo a questi tre, cioè almeno a quelli che noi abbiamo appena percepito come tre, però parlando a una persona sola, cioè dice: mio signore. Ci dice il Midrash, ci spiega Rashi, il commentatore principale del testo biblico, che in realtà, volendo, è anche un plurale, miei signori, e c'è proprio una ambiguità in cui Rashi si, ripeto, il commentatore principale del testo biblico, stiamo parlando della Francia del XI secolo, si barcamena tra il fatto che Abramo parla al capo dei tre, diciamo al capo spedizione, o a tutti loro. Quindi ancora una volta siamo già a una terza versione, no? Quindi ci sono diverse approcci anche linguistici a chi sta parlando con chi. Plurali e singolari semplicemente non tornano, per dirla con altre parole. Quindi si rivolge appunto Abramo a questo capo spedizione e gli dice: per favore non oltrepassarmi, rimani qui, rimani presso di me, e appunto le promesse che avete ascoltato: si prenderà un po' d'acqua e vi potrete lavare i piedi. È interessante notare che Abramo promette poco e fa molto, che è considerata essere una dote molto importante, cioè non uno spaccone che dice: ah, venite qua nel mio hotel a 5 stelle, vi accendo la jacuzzi, così, bensì dice: prendo un po' d'acqua, capirai che acqua ci può essere lì da quelle parti, faccio quello che posso, diciamo, per ristorare dei viandanti coi piedi impolverati. Sappiamo che in tutta l'antichità, in particolare da quelle parti, il fatto di lavare i piedi, rinfrescare proprio i mezzi di trasporto è la cosa fondamentale, per cui c'è proprio questo. E infatti la proposta è attraente, perché i messaggeri, i viandanti accettano. E infatti gli dicono, e qui torniamo al plurale, e gli dissero: va bene, fai come hai detto,
accettano. E a questo punto si mette appunto in moto veramente un processo che, ripeto, a me fa davvero pensare proprio a una lievitazione del pane, a qualche cosa per cui da immobili che erano fermi ad aspettare di stare meglio, immediatamente c'è tutto questo accampamento che si mette in moto, allestisce un banchetto incredibile. Ora noi pensiamo a preparare da mangiare noi nelle nostre case, nelle nostre cucine. Questi per mangiare la carne devono sgozzarla, scuoiarla, cioè è un processo abbastanza lungo. Ora io non so quanto tempo abbiano questi per, diciamo, fermarsi, però non è proprio un cibo istantaneo, ecco, non è ti scongelo una pasta. Per cui c'è tutto un processo appunto che per forza viene fatto di fretta, perché sennò non si metterebbero a tavola mai. E Abramo appunto lo vede. Vediamo correre e per fortuna ha servitù, persone a cui chiedere, demandare, comandare, e rapidamente ovviamente si saltano, un po' come nei film, così, e poi pac, il pasto è pronto e lo si vede mettere a tavola con tutto, tutto quanto, e ci immaginiamo questo banchetto veramente sontuoso. E a questo punto lui sta in piedi come un buon padrone di casa. Sto leggendo Guerra e Pace in questi giorni, settimane, mesi, non so quanto ci metterò, comunque ci sono questi grandi banchetti in cui il padrone di casa sta sempre non a tavola. Ho scoperto che è una cosa che si faceva anche nella Russia del primo Ottocento, questa. Quindi c'è questa idea che il padrone di casa non mangia necessariamente a tavola con gli ospiti, li serve, quindi lui sta in piedi sotto un albero pronto a vedere di che cosa hanno bisogno. E a questo punto loro entrano subito, la inianim si direbbe in ebraico, cioè in affari, e gli chiedono: dov'è sarà tua moglie? E lui risponde, Abramo risponde: ecco, è nella tenda. E questo ci viene detto così, con una lettura abbastanza conservatrice, per non dire maschilista, che è portata questa domanda un po' retorica, perché probabilmente lo sanno benissimo questi tre dov'è Sarà, per mostrare la modestia di Sarà. Ci dice sempre il nostro Rashi che questa domanda appunto un po' superflua dei messaggeri è fatta per sottolineare, evidenziare quanto sia pudibonda questa cosa che dicevi prima, scostumata, ecco, a costumata questa donna che sta a casa, no? Che sta dentro alla tenda, insomma, vabbè. E ci sarà poi una serie di matriarche e di altri personaggi femminili nella Bibbia che escono, e da lì poi succederanno varie cose, non tutte negative, alcune sì, ma insomma, però forse è necessario. E allora, in realtà poi c'è una punteggiatura particolare, cioè i segni di cantillazione su questa parola a lui, cioè i tre messi che chiedono a lui, ad Abramo e Lav, sono punteggiati sul rotolo, diciamo sulla tradizione che il rotolo tramanda, in maniera particolare, perché ci vogliono indicare che in realtà, e questo è interessante secondo me, la domanda è reciproca, cioè a volte i segni proprio di cantillazione, di punteggiatura, non come intendiamo noi punteggiatura, punti e virgole, ma quelle che stanno tra le vocali e i segni di appunto per cantare, indicano delle cose che il testo non dice, o quantomeno si è attribuito ad essi una interpretazione di questo tipo. E allora la tradizione appunto dice che questo Elav a lui scritto così significa che in realtà chiedono a lui dove lei e a lei dove lui. E ci viene anche insegnato così una buona norma di essere, come essere buoni ospiti, nel fatto che bisognerebbe sempre interessarsi del padrone di casa che non si vede, quindi dov'è la padrona di casa, dov'è il padrone di casa. Sono molto educati questi tre, diciamo. E a questo punto appunto Sarà è nella tenda, e il di nuovo torna a parlare uno solo dei tre e dice Shov Ashuv, una forma dell'ebraico rafforzativa, cioè tornerò da te in quest'epoca tra un anno, e Sarà avrà un figlio, tua moglie. E a questo punto abbiamo questo dietro le quinte di Sarà che ascolta dietro la tenda, e appunto come già abbiamo già sentito, sono anziani, vecchi, anzi possiamo dire tutti e due, lei è menopausa, come ci viene elegantemente sottolineato, e a questo punto lei ride in cuor suo, dentro di sé, in queste sue appunto un po' vuoti visceri ormai, e dice ma forse che io possa davvero essere di nuovo così
colma di piaceri, e mio marito è vecchio, che è sempre una cosa bellissima, cioè comunque non dipende da lei, ma è lui che è vecchio principalmente. E qui vediamo un aspetto interessante sempre di questa, oggettivamente, come sto cercando di mostrarvi con pochi particolari, piccola commedia degli errori. Cioè qui stiamo parlando di un fatto piuttosto importante, cioè diciamo della discendenza dei monoteismi, di Israele, di qualche cosa di molto grande, e però sembra che tutto si concentri su piccoli dettagli, come veramente sembra una commedia inglese di fine Ottocento, cioè ci sono cose che non tornano, quello ascolta, l'altro non dice, si stanno in qualche modo sdoganando vicende fondamentali, a lungo attese appunto, però in una maniera che ci fa nel testo veramente concentrare più che altro su piccoli problemi di comunicazione, di fatto convincendoci, o quantomeno diciamo suggerendoci, convincendoci magari è troppo pessimista, ma suggerendoci che forse una vera e perfetta comunicazione tra divinità e esseri umani, e forse anche tra esseri umani all'interno delle famiglie o tra esseri umani tout court, è impossibile. Ora, non che non lo sapessimo anche prima, diciamo, però questo davvero ce lo mostra, cioè c'è una difficoltà vera proprio di intendersi. E scusate se faccio un salto in avanti, ma l'intera vicenda, già ricordata in parte da Harry, che conclude in qualche modo la dinamica tra questo figlio Isacco, Yitzhak, e suo padre Abramo, cioè il fattaccio della Kedah, della legatura, dello scampato sacrificio di Isacco, è l'apoteosi di questa incomunicabilità, per dirla con un termine un po' da tesina della terza media. Cioè il problema è che la divinità non è detto, se noi poi andiamo a leggere veramente i versi in oggetto, la divinità chiede ad Abramo di salire sul monte con Yitzhak suo figlio e di offrire un sacrificio. Il fatto che l'oggetto del sacrificio debba essere Isacco, appunto anche Harry sollevava perplessità su simili dettagli che non tornano, per esempio sulla stazza e sull'età, il Midrash propone almeno 3 diverse età di Isacco al tempo dei fatti, potrebbe avere 5, 13 o 37 anni a seconda di come si fanno i conti, ed è chiaro che un uomo di 37 anni, ma anche un ragazzo di 13, è difficile che si faccia prendere, mettere su un altare e sgozzare senza dire nulla, no? Allora poi credo che fosse anche l'immagine che era stata scelta sul sito proprio per questi incontri, ci presenta un Isacco preadolescente, quindi stanno in una via di mezzo tra il 5 e il 13, non mi ricordo che quadro è, se è un Caravaggio, beh, comunque c'è un quadro, no, non è quello alle nostre spalle, se entrate sul sito degli incontri, non è Caravaggio, dice mio padre, ok. No, non è questo, no, stavo parlando di un quadro proprio che c'è sul sito. Da questo certo non lo è. Dicevo, quindi il fatto è che in realtà la divinità non chiede, forse necessariamente, non è certo che ciò che è chiesto sia il sacrificio del figlio. È anche questo un problema di comunicazione che potrebbe avere delle conseguenze piuttosto tragiche e gravi, ancora una volta, tra la divinità e il suo prediletto Abramo. Quindi poi il fatto che intervenga davvero una voce, un messo a fermare la mano di Abramo, possiamo certamente leggerlo, come sempre facciamo, come un atto di misericordia, di pentimento, di cambiamento di idea di Dio, che dice ok, va bene, ho visto che sei disposto a farlo, ma non farlo fino alla fine. Ma potrebbe essere anche che era un tragico misunderstanding dall'inizio, c'era un qui pro quo, c'era un errore, non si erano capiti, non era Isacco quello che doveva essere sacrificato, c'è lì un ariete che è pronto, impigliato per le corna nel roveto, nel cespuglio, ed è quello che viene offerto. Cioè ci sono dei problemi di comunicazione molto forti, e la dimostrazione di questo è che la divinità non parla mai più ad Abramo dopo il fattaccio della legatura di Isacco. Noi non vediamo più in seguito comunicazione diretta come prima invece c'era, pensiamo alla fine di questo stesso capitolo che vado commentando, il 18, in cui Abramo e Dio discutono per salvare, fanno proprio questa contrattazione fino all'ultimo uomo per cercare di salvare Sodoma e Gomorra, no? Quindi c'è proprio una conversazione uno a uno, pari a pari. Da dopo
appunto lo scampato sacrificio di Isacco, Dio non parla più con Abramo, perché forse si rende conto che non viene capito, diciamo, non viene capito fino in fondo, quindi è inutile. E quindi con questa, che però diciamo è lungi dall'essere disperante come immagine, è un'immagine di qualcosa che in fondo conosciamo tutti benissimo, per questo dicevo c'è qualcosa di simile appunto a una commedia degli errori, cioè è qualcosa in cui tutti in fondo ci rotoliamo e pasciamo. Cioè è difficile capirsi, no? E allora vediamo, appunto qui ci siamo fermati nella nostra lettura, anche semplicemente questa Sara che lì nella sua tenda la prima reazione è ma figurati, quello è così vecchio, però cosa succede? Che immediatamente Dio dice ad Abramo e corregge, non so se ci avete fatto caso quando Claudia ha letto, però è interessante, ma perché ha riso Sara dicendo come farò io a partorire e io sono vecchia? Cioè, cos'è successo? Ditemelo voi. Com'è? Esatto. Cioè, c'è Dio che al volo corregge, per, come dire, per non farli litigare, no? Corregge immediatamente la frase. Cioè, lei ha detto, lui è vecchio, dai, come fa? E Dio dice ad Abramo, guarda che Sara ha detto che lei è molto vecchia. Così... altro che Itzhak, cioè voglio dire, c'è del comico in questa situazione e se vogliamo elevare un pochino diciamo a un principio, io penso che sia interessante ovviamente in culture anche molto non so, a volte penso alla Pamina del flauto magico, no? Quando ha cercato di fuggire dalla regina della notte, eccetera, e a un certo punto c'è questa cosa che dice di Wahrheit, io devo dire la verità anche se è terribile, no? E c'è questa cosa che va a confessare che stava per scappare, cioè per tornare dalla regina della notte, voglio dire, che stava per scappare da dal palazzo di Sarastro dove è tenuta. E c'è questa cosa molto, adesso dico tedesca, ma per dire occidentale, cristiana anche, non so, di qualche cosa che è il vero, la verità, che è una, no? E a me nel flauto magico, che pure amo tantissimo, fa sempre impressione quella cosa di lei che deve confessare la verità anche se è terribile, perché qui vediamo invece una divinità che smussa gli angoli, che è quasi il contrario di un certo fanatismo, cioè una sorta di adattarsi, di essere un po' situazionisti, diciamo, di adattarsi a certe circostanze, una divinità a cui non importa necessariamente che la sua parola si realizzi, ma che realizzi, cioè l'importante è portare a casa la giornata, no? È la differenza, faccio un inserto su una cosa che amo molto, la differenza tra appunto il re, il Melech, il re con la R maiuscola, il re dei re, e il re invece di carne e sangue, di uno forse dei libri della Bibbia da me più amati, cioè il rotolo di Ester, in cui noi abbiamo tutta questa vicenda in cui questa carneficina può essere sventata, no? Perché la regina Ester convince il marito re Assuero a non far uccidere tutti gli ebrei, Assuero dice... bellissimo, però non posso perché ho firmato col mio sigillo e un decreto firmato col sigillo del re non si può revocare. Quindi invece che dire ci siamo sbagliati, non uccidete più gli ebrei, devo emettere un nuovo decreto che permetta agli ebrei di difendersi. E il rotolo di Ester si chiude con veramente dei bollettini di guerra terrificanti, con centinaia, migliaia di uccisi. Perché? Perché c'è questo piccolo re in carne ed ossa che non è disposto a stracciare il suo decreto. Allora il re maiuscolo invece è quello che è in grado di cambiare idea, di appunto vediamo il re che fa giustizia per Sodoma e Gomorra, che è disposto a scendere a patti con Abramo, a dire ok, avevo deciso di uccidere tutti, però se tu riesci a trovarmi 10 giusti ci ripenso un attimo. Allora c'è proprio questa idea un po' controintuitiva, se vogliamo, dove in realtà l'ego importante è quello che è capace di cambiare idea, adattarsi alle circostanze, mettere da parte le proprie intenzioni iniziali per realizzare il bene che è giusto in quel momento e che cambia di momento in momento e di ora in ora. E allora anche in un fatto così piccolo come questo, che non è la verità, l'onestà, è una piccola bugia che non lede e non nuoce a nessuno, per far sì che questi due, proprio nel momento in cui devono tornare ad essere un po' due piccioncini in luna di miele, perché appunto finalmente devono mettere insieme un figlio, se iniziano a litigare adesso è difficile. E quindi c'è proprio questa idea, quindi a me piace molto questa divinità che mente, forse è la prima volta che mente, siamo comunque insomma nei primi capitoli della Genesi, non ha ancora fatto in tempo a farlo,
Che mente così per salvare la pace coniugale, quello che in ebraico si chiama Shalom Bait, la pace di casa di questi due, no? E allora, diciamo, questo è un momento che secondo me anche sta un po' dentro a questa commedia fermentante, ma andiamo a, diciamo, a andare a concludere. Mi piace pensare da dove siamo partiti a analizzare questa sera, proprio con la lettura del capitolo 17, perché qualche cosa che dà continuità è questa. La maggior parte dei precetti espressi nella Torah, nei primi 5 libri della Bibbia, derivano tutti dai libri dell'Esodo, del Levitico e seguenti. Il libro primo, la Genesi, Bereshit, non contiene in realtà precetti, salvo che tre. E però sono tre che in qualche modo, soprattutto i primi due, si tengono e si tengono a quello di cui stiamo parlando. Allora il primo precetto, la prima indicazione che la divinità dà alla prima coppia creata, uomo e donna, questo essere che è maschio e femmina, è pru urvu, fate frutto e diventate molteplici, diventate molti. La divinità appunto è una e agli umani è dato il compito, ai viventi in genere, invece di portare il molto nel mondo. E questa è la prima mitzvah, il primo precetto è quello di moltiplicarsi e riempire la terra. Il secondo è proprio questo che abbiamo ascoltato adesso, cioè la circoncisione ordinata ad Abramo, è quello che in ebraico chiameremo un tikkun, cioè una riparazione che è anche un perfezionamento. L'etaken in ebraico ha questa duplice valenza di essere qualcosa che ripara, fissa, no, to fix anche in inglese, proprio questa via di mezzo tra fissare nel senso di stabilire e riparare. E però anche perfezionare, come dire che in fondo non manca mai molto alla perfezione. E allora questa idea proprio che il membro maschile, ciò che viene al mondo per mettere al mondo, ciò che è creato per permettere l'adempimento di quel precetto di pru urvu, di fate frutto, così come nasce, non è perfetto, deve essere perfezionato, bisogna togliergli un pezzo perché sia perfetto, perché sia appunto riparato in qualche modo, fissato. E ovviamente vedete il collegamento tra queste due prime mitzvot, questi due primi precetti. Il terzo riguarda il terzo patriarca, Jacob, ed è strano, è anche questo molto fisico, non ci entriamo adesso, ma giusto visto che ho detto che sono tre i precetti, il terzo è, e stiamo parlando ancora una volta di angeli o messaggeri, la notte in cui Giacobbe incontra questa strana creatura appunto angelica, prima di incontrare il giorno dopo il fratello Esaù che ha tradito, ingannato, dal quale si è separato per molti anni, sta tornando a incontrarlo dopo 20 anni di assenza rancorosa e lotta con un angelo. E questo angelo colpisce Giacobbe sul femore e lo rende zoppo. E da questo ci dice il testo, appunto in Genesi, che figli di Israele fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è nelle bestie. Quindi è il primo divieto alimentare, in realtà dopo il frutto iniziale, il primo divieto alimentare dato a Israele è quello di nutrirsi del nervo sciatico dell'animale, che infatti va sfilato dalla parte posteriore dei quadrupedi pur edibili. E allora, ecco, questi tre sono i precetti, gli unici, che stanno nel libro della Genesi. E lascio un po' a voi così ragionare su che cosa li tenga assieme. Questa idea che appunto appena perfezionato l'organo di riproduzione di Abramo, quello è il momento in cui potrà finalmente concepire, no? Quindi il fatto di questo annuncio che viene subito dopo la circoncisione è qualcosa che tiene insieme questi due capitoli e li rende interessanti nel venire uno dopo l'altro. Faceva riferimento a Harry, ci avevo pensato, diciamo, con un filo a questo fatto del le nascite appunto miracolose annunciate da un messaggero, cioè questo messaggero che incontra la donna, la madre di quello che sarà Shimshon, Sansone, siamo nel libro dei Giudici al capitolo 13, cioè abbiamo già sentito, cioè questa donna che è sterile per molti anni, come quasi tutte, non solo le matriarche, ma le madri di personaggi nella Bibbia, è sterile per molti anni, ha perso ogni speranza finché incontra quest'uomo angelo nel campo e rimane incinta. E questo è ciò che poi appunto darà origine a Sansone, e ripeto, siamo più avanti della Torah, siamo nel libro dei Giudici.
Ce ne sono altre di queste visite miracolose, ovviamente tutti abbiamo in mente appunto l'Annunciazione di Maria e questa idea dell'angelo, di qualche cosa che la va a trovare, in seguito al quale viene concepita una vita. E questa storia dei nostri tre messaggeri che visitano Sara fuori dalla tenda, in realtà non li vediamo entrare nella tenda, ci viene anche detto anzi che rimangono fuori, che lei spia da dentro e loro sono fuori, quindi non c'è vera penetrazione, non c'è vero incontro tra i due, però in ogni caso dopo anni e anni e anni, decenni di sterilità, c'è questo incontro con questo essere diverso dal marito e nascerà una creatura. Ecco, poi ognuno di noi di questo fa quello che vuole. Io volevo dire quasi il contrario di quello che ha detto Harry, e cioè che in realtà molta tradizione rabbinica ebraica, quindi ci troviamo negli ultimi secoli prima di Cristo e nei primi secoli dopo Cristo, in realtà fino a Filone di Alessandria abbiamo interpretazioni e commenti che sì, molto spesso giocano con l'idea di un essere semidivino, in realtà, che viene poi per evidenti ragioni politiche esclusa dal commento ufficiale dei rabbini, cioè questa idea dell'uomo Dio viene poi tolta di forza perché troppo vicina al cristianesimo. Adesso sto semplificando molto, discorsi molto più complessi di così, però i fatti sono che fino ai primi secoli dopo Cristo, anche in fonti ebraiche, pur per esempio di influenza ellenistica, troviamo questa origine mista, troviamo creature la cui origine è umana e divina assieme. Perfino per la nascita di Mosè, all'inizio del libro dell'Esodo, si parla di un concepimento miracoloso, ripeto, non nel testo della Bibbia, nei commenti rabbinici. Quindi ci sono vari concepimenti che non sono necessariamente il marito della madre, diciamo, che però poi vengono di forza esclusi dalla corrente interpretativa. E vabbè, questa è una nozione che butto lì. E per andare appunto a concludere, mi piace così soffermarmi su un'immagine che anche questa è già stata evocata in qualche modo da Harry, e cioè questa settimana, questo sabato, si legge dal libro dell'Esodo. Invece siamo nella lettura settimanale delle parashot, dei brani della Torah, che inizia all'inizio dell'anno, cioè in autunno. Siamo arrivati adesso alla metà del libro dell'Esodo, e quindi stiamo trattando di uscita dall'Egitto, di liberazione, redenzione dall'Egitto. E torna, due cose voglio dire, poi vi lascio, torna un verbo che io amo molto, che è pakad. Pakad significa mantenere, prendersi cura, occuparsi di, ma anche visitare. Allora qui, quando noi saltiamo avanti, appunto dopo tutta questa scenetta con i messaggeri, Sara che dice no, non ho riso, e Dio che le dice sì, che hai proprio riso, e tutto questo, poi i messaggeri se ne vanno, e anche qui, sempre come in questa commedia un po' buffa in cui siamo, se ne vanno varie volte, cioè escono almeno un paio di volte in questa scena, Abramo li accompagna, poi però sono ancora dentro. Chiudo. L'inizio del capitolo 21 ci racconta di esattamente questo verbo, cioè ci viene detto che la divinità Pakad mantiene, visita, viene a mantenere la sua promessa con Sara, e per l'appunto nasce un figlio che sarà Yitzhak, riderà. E dicevo, nella lettura di questa settimana, nel libro dell'Esodo, siamo davanti all'apertura del Mar Rosso, ci troviamo proprio davanti ai figli di Israele che sono stati condotti fuori dall'Egitto, e ci viene detto che portano con sé le spoglie di Giuseppe, di Yosef, del fratello in seguito al quale erano scesi in Egitto, perché questi, morendo alla fine del libro della Genesi, li ha fatti giurare dicendo Pakod ifkod Elohim etchem ve'elitem et atzmotai mise, che significa: Dio veramente ancora si ricorderà di voi, manterrà la sua promessa con voi e vi porterà fuori, sopra dall'Egitto, e voi porterete fuori di qui le mie ossa con voi. Quindi c'è questa idea di una promessa che ha un tempo, questo tempo di appunto lievitazione, che deve
necessariamente stare dentro un tempo che ci fa pensare all'uscita dell'Egitto con il divieto di far lievitare il pane, no? Ci sono queste azime che devono essere consumate insieme al sacrificio pasquale, che sono necessariamente pane che sta dentro al tempo in cui non può lievitare, perché il significato è proprio questo che dicevo all'inizio, cioè che quando l'azione parte, quando inizia, si mette in moto e si deve svolgere entro un tempo stabilito. C'è un termine che la divinità conteggia, per cui qualunque processo di incubazione e di crescita non dura in eterno. Mosè, che canta la cantica del mare nel capitolo 15 dell'Esodo, passato il Mar Rosso aperto e richiuso, è veramente il balbuziente che non balbetta più perché sta cantando. E con questa immagine vi lascio, grazie. Grazie Miriam per questa lettura densa, ricca, piena di contenuti. E abbiamo un po' di tempo, un quarto d'ora, 20 minuti per... intanto se avete delle domande da farvi reciprocamente o delle osservazioni, e poi anche se qualcuno tra il pubblico ha domande, interventi, ma meglio sarebbe domande, e richieste di precisazioni, dubbi. Senza dubbi. Nessun dubbio? No, meno male. Perché altrimenti o siete stati chiarissimi o siete stati molto scuri, ma non è questo il caso. No, non è il caso. Grazie, buonasera. Allora, io ho una domanda. Henry parlava dell'inizio del Nuovo Testamento e identificava con gli Atti degli Apostoli. Effettivamente la conoscenza di Cristo nasce con la sua morte e quindi con tutta l'attività appunto degli Apostoli. Io ho immaginato in realtà che il cristianesimo iniziasse con la presentazione al Tempio e quindi con il riconoscimento di Cristo, non di un bambino ebreo, ma del bambino atteso, quindi il Messia. Che cosa ne pensa? Raccogliamo le domande. Va bene. Non funziona così, cioè sono meravigliati della sua... di quella creatura, uno se ne accorge, si emoziona, un vecchio che intuisce che quello è il salvatore di Israele, ma insomma no, è una visita che lui fa al Tempio e non è riconosciuto come tale. C'è una questione che riguarda il fatto di essere figli di Dio, non è lui il solo figlio di Dio. Figli di Dio sono tutti. Il fatto di dichiararsi figlio di Dio non è una specialità unica che lo esclude, lo separa da tutti gli altri e lo rende speciale. Esiste nella formula l'espressione figli di Dio riguardo a tutte le creature. Sì, al pari, cioè, non c'è nessun, il Mashiach è un'altra cosa, il Messia è un'altra cosa, il Messia è quello unto proprio, però è la specialità della unzione esclusiva, è una questione successiva. Per la scrittura ebraica, Mashiach è semplicemente un unto che appartiene alla casta sacerdotale o direttamente alla casa regnante. Davide viene unto re di Israele, con il verbo mashach. Il fatto è che non c'è una specialità riconosciuta in questa storia. Di Messia nella storia di Israele ce ne sono stati moltissimi.
e non erano falsi, ma il fatto della parola da cui nasciamo tutti. Beh, la parola non serve solamente a comunicare e quindi a far venire le cose, ma i profeti sono tutti fabbricatori, portatori di questa parola che determina il futuro, ma un futuro che non è inesorabile, è un futuro che può essere continuamente impugnato dall'intervento della umanità che cambia qualcosa, e se si trovano 40 giusti o se si trovano 35 o se se ne trovano 30, allora non distruggerò, la variabile umana è continuamente in gioco dentro questa storia. E la bellezza è che la divinità ammette la intrusione, la libertà della creatura umana. Quando ha a che fare con Abramo, che si è pronto a sgozzare il figlio, improvvisamente tu leggi, quando lo ferma, dice: poiché adesso ho conosciuto chi ha tali adanti, adesso, non lo sapeva prima, ha voluto rinunciare alla onnipotenza di saperlo prima, di determinare prima quella che era il comportamento, la reazione, la obbedienza di Adamo. Non lo sapeva prima. Ecco, c'è in tutta questa storia della scrittura sacra una ritirata della divinità, dall'onnipotenza e dall'onniscienza. Sto leggendo in questi giorni dei commentari, delle omelie, pubblicate dall'Aggiuntina, di un rabbino nel ghetto di Varsavia, un rabbino cassidico nel ghetto di Varsavia durante gli anni della distruzione. Ebbene, lui continuamente nomina la sofferenza della divinità, il dolore della divinità, che partecipa, che sta dentro la sofferenza delle persone coinvolte in quella storia. Io sono nella sofferenza, dice il Salmo. La divinità sta dentro la sofferenza, non ne sta di fuori. Ecco, è continuamente una figura coinvolta, ma non onnipotente nella storia. E quello che può fare ogni tanto è scippare dal carro della morte qualche rimasuglio di vita salvata, il gesto dello scippatore, proprio di quello dello scippatore in mezzo alla strada, che sfila dal carro della morte qualche persona così, e non è necessariamente la migliore né la peggiore, è quella che riesce a scippare a procurargli una salvezza. È continuamente mischiata, la divinità che leggo io, diciamo, nella scrittura sacra, è continuamente mischiata con la miseria. E il punto più forte di commistione con la miseria e con la impotenza della divinità, l'impotenza deliberata della divinità, sta proprio nelle omelie di questo rabbino nel ghetto di Varsavia. Lui dice che la sofferenza di Israele in quel momento, mischiata la sofferenza della divinità, sta salvando la divinità. Grazie. Miriam, in chiusura accennavi al tema della balbuzie e del canto. Potresti dirci di più? Potreste dirci di più? Sì, cioè io l'avevo messo qua nelle mie note soltanto perché amo sempre collegare quello che faccio nella settimana al brano che si legge quella settimana, perché è qualcosa che in qualche modo aleggia. In più è uno dei miei brani preferiti in assoluto, perché c'è Miriam la profetessa che canta e conduce le donne a cantare, a danzare. C'è, a proposito di ridere, risate, cose comiche, c'è secondo me una delle battute proprio migliori del testo biblico, quando i figli di Israele sono davanti a questo mare che fa da intralcio e hanno gli egiziani alle spalle che li stanno inseguendo. Non dicono: oh mio Dio, adesso cosa facciamo? Fanno una battuta, dicono: ah, ma quindi ci hai portato qui a morire perché non c'erano abbastanza tombe in Egitto. Cioè, è proprio del sarcasmo da Woody Allen, che poi fa ridere considerando che tutto ciò che noi sappiamo dell'Egitto praticamente sono le tombe.
Quindi è veramente un momento che io amo moltissimo, a me fa proprio ridere, cioè io ogni anno lo sento leggere in sinagoga e rido, e quindi penso che sia divertente questa idea appunto di trovare anche sull'abisso qualche cosa su cui appunto ridere amaramente, se vogliamo, ma insomma ridere di sé, ridere della propria disgrazia, della propria certa tragica fine, perché in quel momento credo che questo si aspettino veramente, però dicono vabbè, però ci viene da fare una battuta, quindi facciamola. E allora il fatto poi che in seguito invece al fatto che non muoiono lì ma che il mare si apre, è tutto comico poi quel passaggio, perché Dio, Mosè si dice ai figli di Israele state buoni, state zitti, vedrete che Dio adesso agirà per voi, e Dio dice a Mosè ma perché gridi a me, parla con loro di che inizino a camminare. È proprio una scena di passaggio di responsabilità. Dio dice, come dire, io ho già fatto anche abbastanza, adesso se vogliono vadano, cioè che camminino, e quindi finché il primo non cammina dentro il mare non si apre, quindi ci vuole una dose di fiducia, no? Che poi le cose funzionino, ma prendere un rischio anche loro, insomma non possono stare lì, la divinità della Bibbia non salva gratis, ecco, cioè qualcosa bisogna fare per invitarla. E allora questa idea appunto di una corresponsabilità, di una collaborazione tra umano e divino, si risolve secondo me in quella vicenda in un Mosè che canta, cioè fino a, per 15 capitoli dell'Esodo ci è stato raccontato appunto come Harel, torniamo sempre al tema, incirconciso, questo è il termine, incirconciso di labbra, questo è l'ebraico, per dire che è balbuziente, si dice che è incirconciso di labbra, e improvvisamente si è liberato, cioè si è stappato, e finalmente non solo appunto si è aperto il mare, ma c'è Mosè che canta, e siccome un po' si sa, poi io non so se sia vero veramente, ma insomma che appunto un balbuziente se canta riesce a dire, c'era Briella nell'Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni che cantava per parlare, e allora ecco, mi ci ha fatto pensare Harry adesso. Grazie a tutte e due, perché riuscite sempre ad aprire degli scenari molto suggestivi e aiutate a pensare. Una domanda alla dottoressa Miriam. Suggestiva, bella quest'idea che tra esseri umani è difficile capirsi anche con la divinità, e che forse Abramo addirittura ha frainteso l'idea di sacrificare il figlio. Però nella nostra traduzione cattolica, io non so l'ebraico, me ne scuso, c'è proprio scritto esplicitamente: mi darai tuo figlio, quel figlio che tu ami. Quindi, come la mettiamo? Abramo davvero può avere frainteso, oppure le nostre traduzioni lasciano un po' il tempo che trovano? Grazie. Sì. Adesso non voglio entrare in questo davvero, perché ovviamente merita un incontro intero, che peraltro c'è, sarà non so quando, ma si parlerà di sacrificio di Isacco e ci sarà. Quindi io adesso prendo solo responsabilità di quello che ho detto, quindi un momento che trovo il verso esatto. Quindi appunto Isacco è nato, viene svezzato, eccetera, eccetera, eccetera. Come? Sì, grazie, figli, arrivavo. E quindi appunto Dio parla ad Abramo e gli dice prendi il tuo figlio unico che hai amato, Isacco, e vattene nella terra di Moria, aleu sham leolà, e elevalo lì come olà. Certo, dipende come si traduce questa olà. Olà certamente noi solitamente lo traduciamo come offerta, come olocausto, come qualche cosa che si eleva, nel senso che l'idea è lo si uccide, lo si brucia, e quello che ne rimane sale. Quindi sicuramente non è che la traduzione lasci il tempo che trova, questa è la traduzione, e credo che anche se la leggiamo qua. Però se si vuole in qualche modo giocare col verso, come appunto questo Midrash fa, questa interpretazione rabbinica fa, e forse proprio perché diciamo l'intenzione che ci sta dietro è che è talmente inconcepibile questo comando, che è proprio come quando uno dice no, aspetta, non posso aver capito bene, no, deve voler dire qualcos'altro. Allora Olà può essere semplicemente vai su con lui,
Cioè, non è detto che debba essere, non si dice da nessuna parte uccidilo, ecco. Quindi si gioca semplicemente, ripeto, è un'interpretazione rabbinica, ma sul significato che si vuole dare a questa parola, a questa espressione, elevalo lì come salita, ecco, salita è quello che noi leggiamo. Però, ripeto, giuro merita che per me non è un comando, non è un ordine, non sto dicendo prendi tuo figlio e portalo su. Non è all'imperativo quel verbo, è kahna. Quel na vuol dire una richiesta, ti faccio una richiesta, prendi su tuo figlio, ecco, ma non è un comando imperativo, ha una possibilità insomma di interpretazione da parte di Abramo, e Abramo lo prende alla lettera, perché Abramo è così, e rispetto a quella voce è così travolto emotivamente da quella voce, che desidera di ascoltarla continuamente. Quando si parla di Yirat Elohim, no? Del timore della divinità, quale timore della divinità Abraham? Abraham non ha nessun timore della divinità, l'unico timore che ha è di non sentire più la voce della divinità, quello è il suo timore, il suo desiderio spasmodico di sentirla quella voce. E quando quella voce precede gli uomini che poi si presentano alla quercia di Mamre, ma è chiaro che lui è sotto l'impulso e il travolgimento di quella voce, e allora si rivolge a quegli uomini come se fossero direttamente la prolunga di quella voce, e perciò li chiama Adonai, sta ancora sotto quella botta impressionato, come si dice a Napoli. E il sacrificio di Isacco, che non è un sacrificio, infatti in ebraico si chiama semplicemente Akedat Isaac, cioè la legatura di Isacco, ha questa caratteristica, che non c'è la slegatura, non c'è il verbo slegare, a prescindere dal fatto che il verbo Akedah, cioè il verbo Akad, di legare Isacco, si trova solo lì, nella scrittura sacra, in nessun'altra parte della scrittura sacra. Ci sono altri verbi che indicano la formula, corrispondono al verbo legare, ma il verbo akad si trova solamente là, in quel passaggio lì, perché è un verbo che non permette slegatura. Quei due non saranno più slegati, saranno legati a vita. La legatura di Isacco è definitiva. Il massimo rapporto che si stringe tra quel padre e quel figlio è quella legatura, è un nodo che sta alla base di tutti i rapporti tra genitori e figli. Potrà essere lasco, si potrà allargare, ma non è solubile, non è dissolubile il nodo che c'è tra genitori e figli. E quella di Isacco, quella che data di Isacco, è il punto più alto raggiunto dalla intesa, dal legame tra genitori e figli. Io da figlio mi sarei slegato subito. Non so se è molto banale questa domanda, però mi chiedevo perché ricorre così tanto questa immagine dell'essere sterile e della divinità che rende fecondo. Perché si richiama alla creazione, all'idea di credere nel divino che rende possibile ciò che è impossibile. Come ve la spiegate? Ah, vabbè. Miriam passa, Miriam passa. Allora, perché la fertilità era il bene assoluto di quella comunità, era il bene assoluto che permetteva per esempio alla donna il diritto di mettere nomi ai figli. È curioso, ma è così, insomma, decideva la donna come si chiamavano i figli. I figli di Lea sono tutti chiamati da lei, che decide come si chiamano. Da Reuven in poi sono tutti figli che Lea decide come si chiamano, i figli di Israele. Dunque questa potenza assoluta della divinità, della fertilità. Questa potenza assoluta della fertilità mette la donna in una posizione di responsabilità enorme. Vedete, in ebraico ci sono due modi per chiamare il maschile e il femminile. Il maschile è Zakar e il femminile è Nekeba. Zakar è esattamente il verbo ricordare.
Cioè il compito del maschile è quello di tramandare, di conservare le parole e tramandarle alle generazioni successive. Questo è quello che deve fare. Ma né che va. Né che va viene da un verbo nakav che vuol dire fessurare. Oh, che brutta parola. Ma è la fessura, non dove entra il maschio, è la fessura da dove esce la vita. Dunque questa parte così importante, così decisiva, quando viene a mancare, è una mutilazione tragica per la creatura femminile. Ecco che Sara chiede ad Abramo di accoppiarsi fa una specie di fecondazione assistita. No, chiede alla serva Agar di partorire al posto suo. E così io sarò costruita al suo posto, Ibbanè, cioè costruita. Il verbo è costruire, perché Ben vuol dire figlio e figlio vuol dire costruire. Appartiene al verbo costruire. Una donna che non è fertile, è una casa disabitata, è vuota, non è costruita. Dunque c'è una centralità, diciamo, una necessità assoluta, insomma, di quella scrittura di premiare la fertilità e la vita, il prolungamento della vita. D'altra parte, quel popolo che entra in terra d'Egitto in poche decine di persone e che nel giro di 400 anni diventa un popolo di 1,5 milioni, perché esce 1,5 milioni di persone, il libro dei numeri ne conta 600.000, ma solo di maschi adulti. Dunque ne escono più di 1,5 milioni. Quel popolo si è fondato sulla fertilità, è così fondato sulla fertilità femminile che il faraone si preoccupa così tanto di quella crescita incontrollata che decide questo sistema di controllo delle nascite. Prima chiede alle levatrici ebraiche di fare avvenire degli incidenti di parto e poi, visto che le levatrici ebraiche non obbediscono, perché dicono con questa formula così speciale che dice sono le donne ebree, sono come degli animali, appena hanno le doglie subito partoriscono, noi non arriviamo in tempo a interrompere o a guastare quella natalità. Dunque questa natalità così potente li preoccupa così tanto il faraone che alla fine dice mo li affoghiamo, che è più sicuro, perché queste levatrici non sono affidabili. E dunque c'è l'annegamento dei neonati maschi. Mosè è l'unico che sopravvive a questa decimazione della popolazione, a questo improvvisato controllo delle nascite. Tutto si ruota intorno alla fertilità. Sono altre domande, osservazioni? Sì, una. Il microfono. Beh, io la uso così, uso la parola divinità perché non sono credente. Dio invece è il nome con cui il credente si rivolge affettuosamente al responsabile della sua fede. Dunque io non mi posso permettere qui di usare questo nome. Quindi adopero la parola divinità che sempre corrisponde a Elohim in ebraico. Io perché è femminile. Ok. No, scusate, io volevo integrare la sua domanda, nel senso che nelle tue traduzioni tu spesso traduci il tetragramma con iod, cioè con l'iniziale. Che... Ecco, perché? Nel senso che a me sembra un modo anche molto intimo di rendere il nome della divinità. E poi mi ricorda molto quando i rabbini o comunque gli ebrei religiosi traducono di puntata o comunque non scrivono neanche in traduzione il nome. Ma tutta la tradizione ebraica legge il nome, il tetragramma, che compare più di 6.000 volte dentro la scrittura sacra, dunque il nome della divinità che compare più spesso di tutti gli altri, di Elohim, di Adonai, di Shaddai, eccetera, gli cambiano le vocali. Non si può pronunciare quel nome.
quel nome è impronunciabile, non può essere detto. E perché può essere scritto? Beh, può essere scritto perché chi lo scrive, lo scriba, si sottopone a una purificazione prima di mettere mano alla scrittura sacra. E anche al digiuno, tra le regole della purificazione è compreso anche il digiuno. E tra le altre cose è compreso il fatto che lui non deve capire quello che sta scrivendo, deve semplicemente copiare, non deve capire. Dunque questo tetragramma è impronunciabile e appunto nella lettura ebraica si sostituisce quel tetragramma con degli altri nomi, con Adonai, con Elohim, con Shaddai, eccetera. È la cosa più preziosa che c'è, non si può dire. Allora, di questo tetragramma è formato da tetragramma, cioè da quattro lettere. La prima lettera è la Yod, una lettera ebraica, la più piccola delle lettere ebraiche. E dunque io nelle mie traduzioni adopero, quando arriva il nome del tetragramma, per non confonderlo con altri nomi della divinità, per rispettare l'integrità di quel nome, prendo semplicemente l'iniziale. Su questa cosa dei nomi di Dio, che ovviamente non ci lanciamo adesso, però così, visto che ha fatto questa bella domanda, adesso al di là mi viene da pensare anche un verso del Cantico dei Cantici che dice che di una persona amata, di un amato o di un'amata, amiamo usare molti nomi. Allora a me, diciamo, la prima volta che ho letto questa cosa nel Cantico ha fatto pensare a questo, che è vero sia degli amati veri in carne ed ossa, credo che almeno lo conosco da me e anche da tante amiche e amici, no? Che è molto bello darsi tanti nomi dentro a una relazione, e che sono nomi diversi per funzioni diverse che quella persona può avere per me o dentro alla coppia in momenti diversi. E allora questo è vero per le persone ed è vero sicuramente per la divinità, che appunto anche i nomi che citava Harry e altri sono funzioni, aspetti diversi. Credo che il parallelo tra appunto il compagno, la compagna in carne ed ossa e la divinità funzioni nel senso che di un'entità che ci è tanto cara è difficile in un nome solo abbracciare tutte le funzioni che ha per noi o tutti gli aspetti che la definiscono, la caratterizzano, e quindi riusciamo sempre di volta in volta a afferrarne uno o vogliamo concentrarci su uno. Allora appunto io da anni ormai ho abbastanza consapevolmente scelto di usare il più possibile realmente un termine femminile, perché penso che è talmente forte l'immaginario di una divinità maschile, e quindi poi con tutto quello che ne consegue di aggettivi, verbi, eccetera, coniugati, declinati, adattati comunque al maschile, che penso che quel poco che si può fare, diciamo adesso per provare a metterci anche in un immaginario di una divinità femminile, che non è una rivoluzione, è qualcosa che esiste nella mia mistica ebraica e non solo ebraica da sempre, cioè la divinità ha una dimensione femminile anche, allora io scelgo di usare questa, poi magari tra un paio di milioni d'anni, quando ci siamo rimessi alla pari, vedremo, insomma, se ne occuperà chi ci sarà di trovare una terza via, diciamo, neutra, non so, vediamo. Grazie, credo che le domande e le questioni sarebbero infinite. Però avevamo pensato di chiudere entro le 11 di questa sera, quindi no, ma di chiudere per riaprire in realtà. Il mese prossimo, il 21 febbraio, ci sarà un incontro a Torino al Centro Sociale Ebraico in cui interverranno Rissierra e Piero Stefani, che leggeranno i versetti seguenti di Genesi 18. E ci rivediamo qui a Milano il 23 maggio. Con Davide Hassel e Silvano Petrosino, proprio a parlare della Kedat Yitzhak, cioè della legatura di Isacco. Prima si diceva quando se ne parlerà a Milano. Quindi l'invito ovviamente è per tutti a essere presenti, magari di persona o almeno online, e di seguire gli incontri torinesi online. Grazie, buona serata e buonanotte. Grazie, bellissimo, grazie. Grazie.
Ciao. Prima che tu fugga, sì, mi devi fare una dedica, sì, almeno sul mio libro preferito. Brava, grazie, molto brava. Chi l'avrebbe detto? No, in questo senso. Sai che lo sai, questa signora qua che mi ha introdotta in questo mondo 10-12 anni fa. Bene, sono orgogliosa. Allora, dimmi. Cosa vuoi sapere? Il nome. Claudio.